Eccoci qui, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Questa è la nostra consueta striscia quotidiana. Ogni giorno, come sapete, parliamo di diversi temi, diversi argomenti e lo facciamo con ospiti in studio. Oggi ci facciamo una bella chiacchierata, passeggiando qua e là un po' nel mondo della televisione e un po' nel mondo associativo locale. Vi presento gli ospiti con i quali discuteremo. Eccola qui la dottoressa Rosanna Galantucci dell'associazione Onlus, una stanza per un sorriso, e poi un gradito ospite che abbiamo avuto modo di intervistare un po' di tempo fa, Paolo Guatelli, un make-up artist, e lui prende parte alla trasmissione Detto Fatto, condotta da Bianca Guaccero, che insomma quest'anno ha dimostrato di avere davvero grandi doti. Qualità, grandi doti. Le donne del sud. Le donne del sud. Allora, Paolo Guatelli, poi del resto, mi aggancio un po' a quello che diceva la dottoressa Galantucci, ha sposato una donna del sud, di Altamura per di più, e quindi lui non perde mai occasione per fare ogni tanto un salto nella città della sua consorte e quindi vive e gusta anche un po' quelle che sono le nostre abitudini, le nostre tradizioni. Tant'è vero che non ci siamo visti, comincio da lui, dottoressa, ci siamo visti durante le giornate di Federicus. Infatti, uno dei motivi per cui sono qua ancora dopo Federicus è proprio questo, cioè ho avuto finalmente l'occasione di partecipare a questa manifestazione fantastica, tutti me ne parlavano, io non riuscivo a combinare le date, però veramente è stata interessante dal punto di vista culturale, dal punto di vista del confronto con le persone, e poi soprattutto c'era una bellissima energia, questo va a favore della città e di tutti coloro che l'hanno organizzata, però veramente complimenti ad Altamura e a tutta l'organizzazione. Qual è la cosa che più ti ha stupito di questa festa? Il coinvolgimento delle persone, cioè ci sono persone, tra le quali anche i miei cognati, che da 2 mesi si sono fatte crescere la barba per poter partecipare con coerenza, no? E interpretare il ruolo che gli era stato assegnato. Quindi sicuramente quello che ho notato è stato questo, il coinvolgimento delle persone, di buona parte delle persone, no? Io mi auguro e vi auguro veramente che i cittadini altamurani possano sempre più essere partecipi e attivi, certo, in questa, certo, che per loro è anche una grande occasione di visibilità, no? All'esterno della città. Certo, certo. A proposito di Federico, io parlavo con quegli artisti che andavano in giro con i serpenti, no? E loro praticamente sono degli artisti itineranti, girano l'Europa, girano l'Italia, e mi disse il tipo: guarda, voi qui avete una festa che ha delle dimensioni enormi. Sì. In tutta Italia non ce n'è simili, ma vi posso garantire che anche in Europa non c'è una roba così grande. Forse, ma è anche un po' più piccola, in una località dell'Austria c'è una festa medievale così imponente come la vostra. E in effetti adesso ci ha incuriosito appunto tanto, andremo un po' a capire. A fare una gita e capire come. No, anche perché devi portare poi qui nel tuo territorio idee che magari prendi da fuori e dalle quali trarre spunto per migliorare un po' questa festa, che in effetti coinvolge 1200 figuranti, 500 volontari che occupano i claustri e tutta l'ambaradan, 270 artisti di 50 compagnie venute da fuori, 800 bambini delle scuole. Quindi se buttiamo giù tutti questi numeri viene fuori un botto enorme, insomma. E sì, è bello. Per di più sono stati diffusi i dati ufficiali, le visite sono state oltre 300.000 nella nostra 300. città, solo nel giorno del 25 aprile, sì, addirittura 100.000. Sì, quindi è stato veramente un bagno di folla nuovamente dopo Sgarbi. Eh sì, poi per non parlare degli eventi, parliamo di Sgarbi, parliamo di Sgarbi perché la dottoressa Galantucci ha preso parte un po' all'organizzazione, sì, di questo evento. Ma io, come ho detto già in altre occasioni, siamo sempre vicini alla Fortis e a Federicus, perché l'attaccamento è importante alla propria città, alle origini, e perché veniamo di là, il nostro passato, voglio dire, parla del nostro attualmente, del nostro presente. Non saremmo quelli che siamo senza quelli che, esatto, ci hanno preceduto. Quindi è importante conoscere e scoprire sempre di più, come abbiamo fatto con tutti questi eventi culturali messi a disposizione dall'organizzazione. E come sempre noi
Accogliamo l'invito della dirigenza della Fortis e anche quest'anno siamo stati vicini. Va bene, di Federicus parleremo sicuramente, certamente in altre occasioni. Adesso vogliamo un po' parlare di Paolo, visto che qui tu sei riuscita a coinvolgerlo. Credo nel mese di aprile sì, hai sì, organizzato sì, un evento nell'ex monastero del soccorso, sì, nel Gala, una bella serata di gala, di moda, e Paolo ha accettato il tuo invito. Erano insomma mesi, ma anche forse anni, che cercavamo di combinare qualcosa insieme, i suoi impegni, i nostri impegni, però insomma lui ci è sempre stato vicino, anche voglio dire non fisicamente, e questo è molto importante. E poi finalmente, grazie anche all'invito da parte dell'amministrazione comunale per questo evento del mese delle pari opportunità, Paolo è stato insomma il nostro special guest. Eh beh, lui poi ma soprattutto insomma è stato per le nostre pazienti, perché questo era un evento dedicato prettamente alle femminucce, quindi alle donne che hanno sfilato, si sono fatte truccare, si sono fatte consigliare per rimediare agli anestetismi dovuti alla chemioterapia, e quindi poi è venuto fuori un evento meraviglioso per loro, ma anche per la cittadinanza. Allora, Paolo Guatelli, chi ha una buona memoria, insomma l'ha già visto nella trasmissione Detto Fatto, che negli anni passati conduceva Caterina Balivo, e quest'anno invece ha avuto il battesimo di Bianca Guaccero, anch'ella pugliese, una verve forte. Ecco, che esperienza è quella dell'ultima edizione di Detto Fatto? Molto interessante, come sempre. Detto Fatto è un programma che si è evoluto nel tempo, no? E poi la chiave è stata quella di far sì che noi professionisti non fossimo in trasmissione tanto per far vedere le nostre capacità, ma per dare dei consigli al pubblico nella quotidianità. Mi riaggancio un attimo all'evento organizzato con Rosanna. Questo è molto importante, ed è il motivo per cui ho partecipato volentieri anche alla sfilata, perché soprattutto poi nella fase di cura e di chemioterapia l'autostima va mantenuta il più possibile viva e consolidata, grazie anche alla cura del proprio aspetto. Questo discorso poi in realtà va anche al di là, no, di casi specifici come purtroppo i momenti di cura, perché poi il make-up svolge una funzione, ed è un po' anche la mia mission professionale da qualche anno, fare in modo che le persone a casa possano avvicinarsi quotidianamente alla realizzazione del trucco. Detto Fatto è un mezzo efficace anche in questo senso, perché, ripeto, la nostra presenza non è finalizzata ad ostentare le nostre capacità, ma a dare dei consigli in modo semplice, spiritoso, che possano essere poi riprodotti, spiegando delle tecniche che possono essere riprodotte facilmente in autonomia. E questa è un po' anche la chiave del successo di Detto Fatto, cioè far sì che il pubblico possa non sentirsi lontano da chi appare in televisione, ma possa sentirsi il più possibile coinvolto e attivo, no, in quelli che sono poi gli argomenti trattati. Il discorso che io poi quest'anno in particolare ho affrontato a Detto Fatto è il cosiddetto trucco dell'anima, che è un termine molto ambizioso, mi sono fatto qualche scrupolo prima di parlare di questo termine, ma in realtà avendo fatto già diversi anni fa e approfondito nel tempo gli studi di morfopsicologia olistica transpersonale, che è un parolona che potrebbe spaventare, ma che in realtà spiega, di fatto la morfopsicologia è una tecnica che ci permette di capire il carattere delle persone attraverso il volto, quindi di capire i bisogni profondi di una persona, in questo caso che si possono aiutare attraverso il make-up. Quest'anno ha Detto Fatto il cosiddetto trucco dell'anima mi ha portato ad analizzare il volto delle mie ospiti e raccontare il loro carattere senza che loro mi dicessero niente. La tecnica è stata questa, ed è stata molto efficace, perché con il trucco hanno scoperto degli aspetti del loro carattere che neanche loro pensavano di avere. Questo le ha aiutate molto a stare meglio con se stesse, a reagire in modo positivo a quello che era l'approccio del make-up. Una volta magari il trucco era solamente limitato
dedicato agli occhi, poi nel tempo c'è stata proprio un'evoluzione. Insomma, sì, però ripeto, a prescindere dall'aspetto fisico, in questo caso il trucco agisce in funzione di come una persona è, a prescindere dall'aspetto. Quindi ci sono dei casi in cui il trucco è soltanto un leggero tocco che permette di armonizzare gli allineamenti, in altri casi può diventare una vera e propria trasformazione, quindi cambia completamente l'aspetto e l'immagine a cui questa persona è abituata. Tutto questo finalizzato a metterla in contatto con il proprio essere profondo, con i propri bisogni profondi. È un argomento è un argomento profondo, però sono curioso, per esempio, adesso di farti un'altra domanda. Per esempio, oggi la donna del XXI secolo è una donna diversa, più carica, molta autostima, apparentemente più sì, determinata. Bravo, sei arrivato nel tema, apparentemente, però ha bisogno della sua ancora di salvataggio. Esatto. È così ancora. È questo il lavoro che spetta come mission e come responsabilità ai professionisti che si occupano di bellezza, fare in modo che le persone, al posto di omologarsi a questa immagine di donna perfetta e super autonoma, possano riscoprire la propria unicità, quindi allontanarsi dai canoni tradizionali, perché spesso, diciamo purtroppo, ma di fatto questo è un fenomeno oggettivo e per tale va accettato, i social trasmettono, quindi Instagram così, trasmettono la possibilità, danno l'idea che ci si possa, grazie al trucco, si possa ottenere un viso perfetto e quindi si possano cancellare completamente tutti i difetti. In realtà il lavoro del professionista consiste invece nello spostare l'attenzione non tanto sui difetti da modificare o da cancellare, ma sui pregi da valorizzare, e quelli sono diversi da soggetto a soggetto. Certo. E allora è un percorso che bisogna approcciare con una etica nei confronti dei clienti, ma che le porta veramente a rendersi conto di poter essere orgogliosamente diverse una dall'altro, cioè non dover essere per forza con tutte il viso uguale, perfetto, ma essere uniche. Io dico sempre, io sono il truccatore, non amo essere considerato il truccatore delle dive soltanto, delle celebrities, ma il truccatore delle persone comuni che in realtà sono eccezionali, perché ogni essere è unico ed irripetibile. Allora il mio obiettivo nella mia professione, sia in contesti così importanti come è stata l'occasione della manifestazione della Stanza del Sorriso, sia anche nella mia quotidianità professionale, è proprio questo, cioè aiutare ognuno a stare meglio con se stesso, a riscoprire la propria identità, a sorridere quando si guarda allo specchio. Se noi sorridiamo noi stessi, magicamente anche le persone intorno a noi ci sorridono. Esatto. E si crea lo slogan che abbiamo noi è quello: vedersi belle per sentirsi meglio. Esatto. E beh, è importante, beh, poi insomma avere, diciamo, un benessere interiore certamente aiuta tutti a essere anche più equilibrati, più positivi. Sì, è meglio, insomma. Nel marketing, si affrontano nel meglio. Marketing lo chiamano API, atteggiamento positivo interiore. Cioè, ci invogliono tutti ad essere positivi con gli altri. Assolutamente. E certamente l'equipe delle tue ragazze dell'associazione avrà carpito sì. Le estetiste soprattutto hanno avuto modo di confrontarsi, poi qualcuna delle nostre ha lavorato e studiato, credo, anche sì, con Paolo. Negli anni. Quindi sì, insomma, è stata un'occasione per approfondire, per migliorarsi, per imparare cose nuove, per approcciarsi appunto all'anima delle persone più che all'estetica delle persone. E questo, insomma, è un lavoro importante. Allora, so che è prematuro, però avevo sentito parlare dell'evento di settembre della Stanza sì, del Sorriso. Noi abbiamo sempre qualcosa che bolle in pentola. È incoming, giusto? Si dice così? Non possiamo svelare tutto. Sappiamo tutti, come tutti sanno, che a settembre festeggiamo il nostro anniversario. Avremo un evento, una serata di gala. Ci auguriamo che Paolo sia dei nostri molto nuovamente. Volentieri. E non possiamo svelare tutto se non quello che siamo stati coinvolti, insomma, dall'organizzazione
di Matera 2019 dalla Fondazione e anche dalla Commissione delle Pari Opportunità, quindi vedremo come evolve questa organizzazione. Adesso quello che fate voi, per grandi linee veniva un po' fatto, ma voi avete un po' stravolto le regole perché siete proprio entrati nei reparti, sì. Cosa che magari prima era concesso davvero a poche sì, associazioni, sì. Se non quelle di carattere assistenziale, insomma. Voi invece siete entrati in un modo ludico e vi abbiamo seguiti, insomma, da quel famoso 21 di settembre e da allora non ci siamo più lasciati. Separati. Insomma, anche perché ho detto adesso che Cavantucci è come si dice, un vulcano di eventi e quindi devi per forza star dietro. E se hai sposato la causa, la sposi dall'inizio fino alla fine. Ci auguriamo non ci sia mai questa fine, insomma. No, assolutamente. Insomma, lo facciamo per condividere con tutti, insomma, i nostri amici, perché e poi è importante parlarne e far sapere che ci siamo, perché molti hanno veramente bisogno e tanti hanno la nostra vicinanza, ma nessuno sa di quello che facciamo. Certo. Io vorrei approfittare della presenza di Paolo per chiedere, come si dice, rubare qualche indicazione, qualche consiglio che possiamo dare magari a chi ci segue. Assolutamente. Qual è la tendenza in termini di tratti, di colori, di sta roba qui, insomma, in che direzione stiamo andando per questa estate oramai alle porte con il make-up? Allora, importantissimo essere consapevoli del fatto che il make-up oggi è protezione anche della pelle, cioè non è solo qualcosa che mettiamo sul volto per colorarci la faccia, ma per proteggerla. Quindi partire da prodotti di qualità, il cosiddetto fondotinta, no? Che molte donne usano una tantum o quando hanno tempo, mi dicono, in realtà deve essere un elemento della routine quotidiana. Oggi esistono fondotinta di diverse tipologie, diverse formulazioni, quindi comunque molto semplici da applicare, e questo è un aspetto importante. Io in realtà ti correggo, Felice, perché non sono make-up artist, ma sono make-up designer. Ah. E tu mi chiederai che cos'è make-up designer, che è un neologismo che ho inventato io, non esiste. Beh, un make-up artist è chi si dedica solo agli artisti, uh-huh. Designer è chi invece ha una sua forma creativa, una sua linea. Mi piace questa interpretazione. Chiamiamo il suo stile. In realtà mi piace questa interpretazione, nel dettaglio il make-up artist è il truccatore, quello che io preferisco definire truccatore visto che siamo italiani. Il make-up designer si occupa dello sviluppo, così come il fashion designer crea le collezioni di abbigliamento. Il make-up designer è un neologismo che ho creato una ventina di anni fa, ma che poi comincia a diffondersi. Quindi partiamo anche dalle fondamenta. Esatto, lo sviluppo delle collezioni di make-up, cioè colui che sta alla base dei prodotti che poi le donne utilizzano tutti i giorni. Quindi l'approccio è un po' differente, perché il truccatore trucca delle persone, il make-up designer, oltre a truccare le persone, deve avere la sensibilità, la competenza, l'esperienza per poter creare prodotti che poi siano adatti non alle esigenze solo del professionista, ma del pubblico. Per quello insisto sulla quotidianità. Allora, oggi esistono prodotti e formulazioni che sono molto semplici da applicare, hanno un'ottima tenuta, hanno estremo comfort e che vanno utilizzate tutti i giorni. Il fondotinta, magari più leggero d'estate, più coprente d'inverno, deve far parte della routine quotidiana. Pochi minuti, pochi passaggi, ma quotidiani, permettono ad ogni donna di mantenersi protetta. Oggi il make-up è anche protezione, anche skin care, cura della pelle. I prodotti devono essere ricchi di principi attivi, devono avere filtri solari. Io ho una mia linea di make-up conosco bene quali sono le caratteristiche dei prodotti più attuali. Ecco, è importante che ogni donna viva il make-up nella quotidianità in questo modo. Per quanto riguarda, quindi, una volta applicato un velo di fondotinta, per quanto riguarda i colori, il bello è che non abbiamo più tendenze univoche, quindi sentitevi libere di usare i colori anche piuttosto intensi sugli occhi. Non c'è bisogno di usare chissà quanti attrezzi, chissà quanti accessori. A volte basta veramente anche il dito per applicare l'ombretto sulla palpebra, proprio per velocizzare il tutto.
un elemento fondamentale è il mascara, quindi tutti i giorni un passaggio di mascara. Non avete tempo per il resto, mettetevi il mascara e i vostri occhi splenderanno e brilleranno molto di più. E poi le labbra. Le labbra, se il rossetto, lucida labbra, è di qualità, le labbra saranno anche protette, mantenute morbide, appunto protette anche dai raggi solari. Questi tre prodotti con un tocco di blush, di fard finale, diventano uno dei mezzi proprio per stare meglio con se stesse. 5 minuti di tempo tutti i giorni sono veramente un trampolino per iniziare la giornata al meglio. Ecco, tornando al concetto tendenze, i colori che si usano sugli occhi quest'anno sono anche colori, a parte i colori caldi, marroni, bronzi, per l'estate divertitevi anche con colori più brillanti, appunto l'oro, il rame, però anche colori intensi come possono essere il blu, come possono essere il verde, magari non esagerate, non pensate di dover applicare, ma è meglio un ombretto anche intenso, sfumato bene, che dia colore all'occhio, quello è molto importante. Quindi, ricapitolando, 4 prodotti di base: fondotinta, mascara, rossetto, blush ed eventualmente l'ombretto, e poi i colori che sentite sono in armonia con il vostro essere quel giorno, ma sentitevi libere di spaziare in questo senso. Beh, insomma, abbiamo rubato un po' di una piccola consulenza, va, qualche consiglio. Avevamo Paolo Guatelli qui, quindi dovevamo, anche se insomma una donna in 5 minuti è davvero da Guinness dei primati, perché poi deve sistemare i capelli, deve abbinare le varie cose, insomma una donna in 5 minuti io parlo del trucco in 5 minuti. Quando una donna ti dice 5 minuti e scendo, aia, potete benissimo mandare email, fare tutto il lavoro che avete da fare, perché 5 minuti sono davvero. Ma tu che non hai da sistemare la chioma? No, io dico, quando aspetti la tua donna che dice 5 minuti e sono pronta, insomma è un po' difficile. Però a volte succede che le donne fanno il miracolo in 5 minuti, sono pronte. Dipende dalla meta, dipende. Anche. Dipende dalla meta, anche. È così o no? Dipende, puntino. Le donne hanno sempre questo velo. Va benissimo, allora io ringrazio gli ospiti che sono stati qui con noi, ringraziamo Paolo Guatelli per averci dato anche una serie di consigli, speriamo di ritrovarlo ad Altamura. Molto volentieri. E quindi ringraziamo anche la dottoressa Rosanna Galantucci dell'associazione Onlus Una Stanza per un Sorriso. E allora abbiamo passato questo pomeriggio assieme, ci siamo fatti una bella chiacchierata in lungo e in largo su alcune situazioni che hanno a che fare con il nostro, con la nostra intimità, con il nostro io di fronte allo specchio. Grazie per averci seguito, grazie per essere stati qui, appuntamento alla prossima, domani vi vedrete con Arturo Castorno, invece dopodomani.